quello che vi chiedo è solo quello di stare accanto a questi ragazzi che hanno necessariamente bisogno di voi, del vostro calore, perché solo con il vostro appoggio possiamo dare il 101%. Forte e chiaro il messaggio del nuovo presidente del Chieti, Daniele Ferro. Il nuovo corso nero-verde deve prima di tutto avere come base di partenza l'incondizionato sostegno dei tifosi. Il resto naturalmente dovrà farlo la squadra. 27 giocatori, gruppo rivoluzionato affidato al nuovo tecnico Giovanni Gnoffo, che si presenta ai nastri di partenza del campionato di Serie D con obiettivi ambiziosi. Dopo tante amichevoli, il primo impegno della stagione domenica in Coppa Italia sul campo della Civitanovese. Poi l'8 settembre la prima di campionato e per Forgione e Soci sarà subito derby al De Marsi contro l'Avezzano. Tornando alla presentazione di ieri sera allo Stadio Angelini, Ferro ha ricordato il suo amore a prima vista con la città. Ho conosciuto Chieti che era ferita, una Chieti ferita quando l'ho conosciuta. Non c'era tanto tempo, ho fatto tutto quello che era possibile per dare a questa città quello che meritava. Ho cercato di dare tutto me stesso, ho dormito insieme a loro, ho mangiato con loro, con i giocatori, ho parlato a telefono con loro, mentre ero in vacanza ho trattato con loro, sono stato un folle, qualcuno mi dice. Però il mio istinto mi indicava solo una strada, che era quella di stare insieme a voi. Tutto quello che ho fatto non l'ho fatto per un tornaconto, non l'ho fatto perché sono un egocentrico, l'ho fatto perché è stato un amore a prima vista. Prima la Chieti che ho conosciuta era ferita, ma non era morta. Io l'ho risollevata e adesso è più viva che mai. Ai giocatori posso dire che da parte mia troveranno la massima serietà. Questa è una promessa, è una parola che do. Tutto quello che vi è stato detto vi sarà dato. Sudate la maglia e onorate, perché quello che avete davanti è più importante del nome che portate indietro.